Sì, questa sera diamo conto ai cittadini dell'operato dell'intero mandato. Ovviamente abbiamo estrapolato i dati più significativi che dicono sostanzialmente un ammontare di opere pubbliche già realizzato di 3 milioni e mezzo, un cantiere che si sta aprendo per altri 200 mila euro e altri cantieri ancora che siamo in procinto di cominciare di altri 3 milioni e mezzo di euro. Quindi in totale si chiude il mandato tra opere realizzate e finanziamenti che abbiamo in pancia con oltre 7 milioni e mezzo di euro, il che significa 4.100 euro ad abitante. Di questo noi siamo orgogliosi e soddisfatti. Ci siamo mossi in un contesto economico finanziario difficile, ciononostante siamo riusciti a realizzare qualcosa in più del programma elettorale e due punti non siamo ancora riusciti a realizzarli, ma li realizzeremo a breve. Ci sveli ora qualche, insomma sono imminenti le amministrative, se c'è qualche novità che ci può svelare, anche una sua possibile ricandidatura, soprattutto poi la nuova amministrazione che lei proporrà ai cittadini di San Pietro. La mia ricandidatura ovviamente si riproporrà ai cittadini e nella prosecuzione di un mandato che già stiamo per chiudere e che mi ha dato soddisfazione, cercheremo di tracciare di qui in avanti ancora un percorso nella strategia iniziale che ci eravamo posti, ovvero quella di valorizzare questo territorio, rendere attraente il posto, di migliorare i servizi in favore dei cittadini e possibilmente di tenere la pressione fiscale invariata, ovvero ai minimi nella provincia di Salerno. La squadra di governo sarà più o meno la stessa? Ci stiamo lavorando.